cosa ha fatto il narcisista patologico in questa quarantena? Vediamo subito, adesso in questo video, come è andata la quarantena per il narcisista e come l'hanno vissuto anche le vittime dei narcisisti patologici scartati prima della pandemia. Prima di tutto, se non l'avete ancora fatto, cari amici di YouTube, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche con la campanella, così rimarrete aggiornati sempre dei miei video sull'argomento o su altri argomenti che parlano appunto di relazioni. Sapete che mi sono ben espressa sulle mie previsioni circa il narcisista in quarantena e vi invito, senza stare a ripetermi tanto, vi invito a guardare i video che parlano appunto del narcisista in quarantena. Ho fatto le mie valutazioni, che a volte si discostano da quelli magari di altri, oppure sicuramente seguono una mia intuizione. Bene, allora cosa possiamo dire adesso che ho sentito diverse persone, diverse donne in quarantena, donne che sono state scartate o hanno scartato energia, nel senso che si sono allontanate da questa persona fisica in corso di quarantena o poco prima, insomma, e che stanno facendo il no contact. Allora, quello che è emerso dalle conversazioni telefoniche, perché vi ricordo che da Love Coach potete scrivermi la vostra storia per email. E sarete ripescati, farò Ubering, vi pescherò insomma per una telefonata, la prima telefonata gratuita con me e poi ovviamente chi vorrà potrà farsi un percorso con me telefonico oppure dopo quella telefonata magari ci salutiamo. Da tutte queste conversazioni che io ho fatto in quarantena, dalle mail che mi sono arrivate, ho insomma constatato che in effetti il 70% delle vittime di un rapporto abusante che mi hanno contattato e che aveva iniziato una sorta di contatto zero con il narcisista non è stata ripescata. Quindi il 70% delle persone che mi chiamano e che si sentono vittime di un narcisista patologico non sono state ricontattate da quando è iniziata la quarantena, la pandemia, insomma tutti a casa. E quindi mantengono diciamo, questo silenzio e dall'altra parte il narcisista sembra morto, sembra fermo nel suo ghosting. E, quindi questo al 70% mi sembra, ma la cosa che mi ha stupito molto è che se prima l'inizio della quarantena ha segnato un po' un passaggio, un anno zero per le vittime dei narcisisti, perché mi raccontano tutte che mentre prima della pandemia si erano magari lasciate oppure le hanno anche scartate, ma dopo essersi zerbinate, dopo aver fatto di tutto per riconciliarsi col partner abusante, o comunque accontentandolo sempre dopo ogni litigata, avendo veramente esagerato nella condiscendere. Queste persone durante la quarantena, quasi, appunto, ripeto, anche loro, il 70%, non hanno assolutamente contattato il narcisista. Molte mi hanno rivelato, appunto, che è stata dura, ma hanno cercato di resistere nel non contattarlo e quindi iniziando un processo di distacco. Ovviamente è un distacco fisico, è un distacco nel senso non chiamo e non messaggio, ma purtroppo il distacco mentale non è avvenuto per nessuno di quelli che mi ha contattato. È chiaro, non è così facile, non è così immediato. Io dico sempre, non si può rimuovere ciò che viene considerato anche clinicamente un vero e proprio trauma. E il narcisista patologico nella relazione, spesso e volentieri, se siete arrivati fino alla fase del ripescaggio, sicuramente il trauma l'ha provocato. A subirlo siete voi, quindi giustamente non si può rimuovere, non basta 5 giorni, una settimana, 10 o anche un mese di silenzio per far passare dalla testa della preda un narcisista patologico o una narcisista patologica. Per cui questo è il dato che è emerso. Tanti mi chiedono, Angela, cosa mi succederà? E poi
si sentono anche strane perché non sanno, vittime, uomini e donne indistintamente, non sanno chi ha dato a loro la forza. Bastano i video? No, i video no, perché i video circolano sulla questione del narcisismo già da tanto tempo, da anni, anni in cui non, insomma, non c'era la pandemia, e sapete quante persone prima di voi sono state vittime di narcisismo? Tantissime. Se fossero bastati i video negli anni, anche fatti molto bene, per convincere una persona, un abusato, insomma, di fare qualcosa di serio ed importante per la propria rinascita e per un allontanamento coatto dall'abusante, beh, insomma, non sarebbe stato necessario, questo video, no? Non basta vedere video, evidentemente. Quindi la pandemia, ha avuto una funzione, quella di dare una forza diversa a vittime del narcisismo patologico. Ma perché allora? In pandemia sì, avete trovato il coraggio e in altri momenti, magari fino a prima della pandemia, non sarebbe mai stato possibile. Qual è la magia allora di cui è intrisa questo pezzo di storia dell'umanità, no? E che vi ha concesso appunto di comportarvi bene. Di difendere la vostra dignità e il vostro orgoglio a scapito dell'emozione che invece ancora questa persona abusante provoca mettendovi in tentazione, no, di contattarlo. Allora, ho anche spiegato questa cosa. Purtroppo, l'illusione che si ha in quarantena per le vittime del narcisismo e di essere lontane dalla tentazione di contattare il narcisista, che pure non sentite magari da alcuni dall'8 marzo, quindi è già passato quasi 2 mesi, alcune da anche un po' prima, alcune da un mesetto. Comunque, voglio dire, vero è che per la vittima il tempo è più dilatato, il tempo è più dilatato per quanto riguarda il distacco, la sensazione di distacco per chi è stato lasciato o per chi non voleva comunque lasciare rispetto a chi lascia. Il disinteresse non agisce sulla distanza, sul tempo, sulla nostalgia, assolutamente. E allora, che cosa è stato? Beh, vi dico, vi ho già detto che in pandemia, in quarantena, se tu sai, persona abusata, sai che il tuo partner è a casa, magari anche solo perché non ha una moglie, no? E non ce l'aveva manco prima, e sai che non può vedere nessuno, ti può far rabbia l'idea che lui non si faccia vivo, che lui non, magari forse non ti pensi, hai il dubbio che sei in un silenzio punitivo perché hai fatto qualcosa che ha fatto arrabbiare il narcisista e quindi ti mette in silenzio perché così tu, dal dolore, dall'angoscia, dal pensiero di lui e della mancanza, possa essere ancora più attaccato quando poi deciderà di tornare. Ma la verità è che la tua rabbia è un po' affievolita da un'altra componente dell'attaccamento, che genera attaccamento, un sentimento che genera attaccamento, la gelosia. Quindi, se tu sai che il narcisista in questo momento in quarantena non può frequentare nessuno, transeat che stia lì sempre a messaggiare con nuove fonti, magari appetibili, perché non sappiamo se poi ci sarà un seguito, prese dalle app, dalle varie app di incontri, che loro stanno tutti là, oppure da Messenger, insomma, ci sono tante occasioni sociali, no? Social, scusate, per attaccare il bottone. Però sai che non puoi incontrare nessuno, quindi fisicamente non te lo immagini a letto con qualcuno, con qualcuna. Quindi sì, sei arrabbiata, però sei anche arrabbiato, però sei anche tranquillo che un tradimento vero fisico il narcisista non lo può mettere in atto in questo momento. Quindi attenzione a questi sentimenti, perché dovreste essere ancora più forti nel momento in cui, sarà, diciamo, succederà prima o poi, no? Chi dice che è imminente questa cosa, chi no? Comunque succederà.
che apriremo i cancelli, si apriranno le gabbie e quindi tutti potremo comunque circolare senza bisogno di autocertificazione. E sapete anche che il narcisista patologico spesso ha questa tendenza alla promiscuità, a trasgredire le regole, a probabilmente anche a fare sesso senza le dovute precauzioni. Quindi se non l'ha fatto adesso è perché magari rischiava di essere beccato dalla polizia, di non avere argomentazioni per frequentare qualcuno. E né tantomeno altre persone, cioè le eventuali patre del narcisista sarebbero state accondiscendenti ad un rapporto sessuale, ad un incontro in questo clima di allarmismo. È chiaro, è chiaro. Quindi attenzione a questo sentimento, perché cioè, adesso verrà un momento difficile in cui dovrete magari placare l'ansia di sapere che è uscito di casa, quindi sta iniziando in qualche modo una certa vita sociale. Però una cosa la devo dire, la devo spendere a favore della vostra azione, dignitosissima veramente di essere stati, perché comunque non è facile, ecco, comunque in ogni caso non è facile distaccarsi, essere tentati dal chiamare, momenti di panico, me l'avete anche scritto in tanti commenti sotto i video, non è facile non farsi trovare una scusa, ma anche la più fantasiosa per contattarlo, no? Eppure siete stati tutti abbastanza bravi. Una cosa devo dire, però vi ha aiutato questo silenzio, perché comunque, a prescindere dalla motivazione che avete avuto, a prescindere dalla motivazione che vi ha fatto stare fermi e quindi rispettare il contatto zero, il silenzio, anche quando scatterà quel momento in cui sarà sempre più difficile, no, mantenerlo. E lui non fa nulla, ricordate che avete già fatto un grande passo. Cioè, ricordatevi che qualora si dovesse far sentire tra poco, finita la pandemia, finita la quarantena, chiamiamo insomma questo momento come volete, qualora si dovesse far sentire, siete già cambiate un po'. Il silenzio, il tempo che avete sentito come molto dilatato, si farà sentire, cioè su di voi. Quando sei riuscito per la prima volta a fare un'azione veramente importante come quella che avete fatto, cioè di mantenere il contatto zero, è difficile che torniate di nuovo a farvi sentire ogni 2 giorni, a stare lì a tartassarlo, a fare un po' da stalker. È difficile che si torna indietro. Quindi siate contenti. Non sarà facile ancora il vostro cammino, però di sicuro non tornerete esattamente come prima, perché siete più consapevoli, perché comunque il silenzio fa bene. E se adesso aveste fatto un silenzio di 1 mese, interrotto magari, perché può succedere che adesso lui lo interrompa e che cedete e rispondete, però ricordatevi che il prossimo silenzio, se dovesse metterlo lui in atto come silenzio punitivo, perché lo sappiamo che è sempre un silenzio punitivo, quello del narcisista, a meno che non se ne importi per un po', saprete che un altro periodo così lungo potreste comunque sostenerlo. E di lì poi vi abituerete ad un'assenza. E questa assenza diventerà una costante e non. E tutto riuscirà a scemare nel tempo. Potreste fare con questa nuova consapevolezza ad ogni ripescaggio anche una contromanipolazione. Sarete più sereni. Quindi vi tornerà di nuovo un pizzico di gelosia adesso che riapre la vita sociale un po' per tutti, quindi anche per il nostro narcisista, però forse non tornerete indietro come prima. Voglio adesso concludere con una frase sul tempo, quindi considerate come siete stati bravi, non datevi ancora addosso per la rabbia, cercate di assecondare la vostra rabbia per come vi siete comportati con il vostro narcisista, per non aver capito in tempo e non è colpa vostra, oppure per aver capito e non aver fatto comunque nulla per salvarvi e per non cadere nella dipendenza. In questo momento qualcosa di importante l'avete fatto, il silenzio l'avete messo in piedi, voi, sto parlando appunto di questo 70%. E volevo leggermi una frase sul tempo di Thomas Mann. Il tempo raffredda,
Il tempo chiarifica. Nessuno stato d'animo si può mantenere del tutto inalterato nello scorrere del tempo, nello scorrere delle ore. Il tempo raffredda e nessuno stato d'animo rimane permanente nel tempo. Perché il tempo è un nostro alleato, quindi non pensate a cosa succederà, perché pensate ora come vi sentite. E se volete comunque parlarne e vogliamo fare delle previsioni, ricordate che ci sono. Bene, 15 minuti e 52, vi ricordo l'indirizzo mail, vi ricordo di scrivermi la vostra storia e di contattarmi abbastanza dettagliatamente nella mail e di lasciare il vostro numero telefonico per una prima consulenza gratuita. Vi bacio tutti e strong, stay strong.